sul grave problema della morte. Do la parola a Marco Columbio che presenta da solo, perché poi è politico e si va a presentare i politici. Buonasera a tutti, benvenuti innanzitutto, mi corre l'obbligo di darvi il benvenuto, è più che un onore, è un onore per me essere presente questa sera qui. Un piccolo aneddoto voglio raccontarlo, giusto per rompere un pochino il ghiaccio, dato che si tratta di argomenti alquanto delicati. Quando mi fu chiesto di prendere parte a questa serata, come essendo io il presidente della commissione che si occupa proprio dell'aspetto della commissione consigliare che si occupa della sanità, e mi fu proposto dall'assessore Marino, che ben ha fatto a nascondersi tra di voi per fare in modo che io non lo guardi, feci una faccia un po' sorpresa, ero alquanto meravigliato, mi chiesi: ma che cosa vorrà da me, che cosa c'entro io con questo, cosa ne posso sapere io di una cosa così difficile, comunque l'aborto è una realtà che alla quale pochi si avvicinano, alla quale si dà un'attenzione particolare e da molti anche un'accezione negativa. E ora invece devo ringraziarlo, perché ha fatto in modo che io abbia potuto scoprire molte realtà diverse, realtà a me del tutto sconosciute, perché essendo un po' pignolo, dovendo parlare in pubblico, mi sono documentato un po', ringraziando a Dio esiste internet che dà la possibilità di conoscere ambienti e meandri che forse la realtà a volte tenta di nascondere. Ho letto un po' quella che era la legge 194, ho appreso che ci sono alcuni medici che sono obiettori di coscienza, quindi per propria coscienza, per propri principi che possono essere religiosi o altro, decidono di non assistere o di non praticare l'aborto, la cosa che ho appreso, e questo è un bagaglio culturale che porterò sempre e forse quella che più mi ha toccato, è le testimonianze che hanno rilasciato, anche grazie che poi ha riportato, quindi un grazie va all'autrice del libro che presenteremo questa sera, e sono le molte testimonianze agghiaccianti che fanno capire che c'è un sistema, c'è purtroppo un mondo intorno a chi è costretto, perché questo credo che sia il termine adatto da utilizzare, perché indubbiamente una donna non vorrebbe assolutamente in nessun caso, patisce questa scelta, e molte volte, ripeto, è costretta ad operare questa scelta forzata e a scontrarsi con un sistema che spesso le dà torto, la va ad additare come a volte anche come assassina, come persona che con leggerezza compie un atto che invece purtroppo così non è. Io ripeto, avevo molte remore, essendo due temi difficili, sia l'aborto che l'obiezione di coscienza. Sono entrambi due scelte da rispettare, come nessuno delle due può essere una scelta sindacabile o condannabile. Quello sul quale mi auguro che si possa incentrare l'attenzione e che ci faccia pensare in modo tale da poter fare in modo che si risolva anche quella che è una situazione invivibile e indegna da vivere, è il sistema nella quale l'interruzione volontaria di gravidanza e l'obiezione di coscienza vanno a cozzare. Probabilmente il danno sta proprio lì, il danno maggiore che uno subisce sta proprio lì, nel non aver ancora fatto in modo e strutturato decentemente questi due modi di vivere. Quindi sarebbe una scelta di civiltà, un modo di vivere civile, quello di fare in modo che ognuno abbia la capacità e la volontà di poter farsi le proprie scelte, di poterle rispettare ma senza addurre o senza subire comunque pene o senza essere vista o
purtroppo, perché anche i medici obiettori tra l'altro sono in una condizione di vita, diciamo, particolare, quindi mi auguro che ci sia questa sera, e concludo perché poi non voglio dilungarmi altro, la limite poi dopo, qualora ci ne fosse il caso, faremo un altro intervento. In entrambi i casi, volevo dire che appunto non mi rubo altro tempo, mi auguro che ci sia un'apertura mentale, e mi chiedo scusa per l'emozione, perché nonostante, come diceva prima, sia politico, è difficile, anzi è importante, che si vede anche dal consenso che abbiamo avuto stasera, sarebbe auspicabile che si parli più spesso su questi temi che spesso sono trascurati o sono temi di nicchia. Però mi auguro che stasera possiamo raggiungere l'obiettivo, che non è assolutamente quello di dar torto ragione all'uno all'altro, ma è quello di stuzzicare, di creare quella che è una certa apertura mentale. Solo questo, vi ringrazio.